Salve a tutti, sono a New York, a Chelsea Market, dove si sta terminando, diciamo, l'ultima nostra avventura, che è quella di aprire un pasta bar all'interno di uno delle cattedrali del gusto americano, ma soprattutto per raccontare agli americani che esiste un altro modo di fare cibo, che significa avere un rispetto per la natura, per i suoi tempi, per la sostenibilità, ma anche per quello che riguarda i rapporti interpersonali tra i dipendenti e l'azienda, ma anche quello che riguarda il rapporto con la terra. La terra è una, la dobbiamo conservare, la dobbiamo mettere nelle condizioni di poter dare da mangiare alle prossime generazioni, cercando di fare di tutto affinché la generazione successiva possa avere meno problemi di noi nel governare, nel comprendere le dinamiche di questo pianeta. C'è una grande assura al momento, c'è una grande siccità in Canada, ma anche qui negli Stati Uniti, che ha portato a grandi problemi per quello che riguarda il raccolto del grano. Il raccolto canadese sembra essere in grande difficoltà. Io non sono un grande consumatore di grano canadese, perché utilizziamo solo grano italiano, però la difficoltà della temperatura, del riscaldamento globale, è qualcosa che prende tutto il pianeta, non si può far finta di non guardare che quello che sta accadendo in tutte le parti del mondo è qualcosa che ha bisogno di un'attivazione istantanea, abbiamo bisogno di muoverci adesso. Una riflessione viene anche dal discorso della pandemia. Siamo stati colpiti come pianeta, non come etnia, come nazione, come paese, come regione. Questo deve essere sicuramente un monito per comprendere che non c'è un'altra via che guardare questo posto dove viviamo come un punto unico, un posto dove tutta la gente può essere colpita da qualcosa che non si aspettava. Spero che questa pandemia abbia avuto nei riguardi di tutti anche la possibilità di farci riflettere, ci ha fatto stare più tempo a casa, riscoprire la cucina di casa. E adesso che stiamo ritornando nei ristoranti, dai professionisti che fanno questo lavoro in maniera meravigliosa e che ci stimolano come creatività, scegliamo quelli che, come quelli dell'Alleanza, sono responsabili, scelgono le loro materie prime in maniera regionale, stagionale, cercando di dare spazio ai piccoli produttori, perché quei piccoli produttori sono un giacimento gastronomico di rilevanza straordinaria. Ogni cosa che noi mangiamo ha una funzione sulla terra, su quel terreno, sulla struttura anche sociale di quel particolare posto. E così come la mia pasta di Gragnano, che nella mia città ha cambiato la direzione della circolazione, incanalando eventi, facendo arrivare il grano, prosciugando la pasta sull'esterno, tutte le cose che ci rendono, come tutti sanno, un posto speciale per la pasta. Io non sono purtroppo con voi ed è la prima volta, mi dispiaccio, ma purtroppo la pandemia non ci permette di andare e venire dagli Stati Uniti e c'è un ban, cioè praticamente un obbligo di permanenza di 14 giorni fuori dagli Stati Uniti per chi entra dall'Europa. Speriamo che queste limitazioni terminino e che ci permettano di poter viaggiare, guardare il mondo e imparare dal mondo mille cose. Vi auguro un buon lavoro e buona giornata.